Ciao a tutti, bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di profumi a chiappa complimenti. Le fragranze di cui voglio parlare oggi sono accomunate da alcune caratteristiche, anche se sono comunque tutti profumi diversi l'uno dall'altro. Sono sicuramente inebrianti, sono fragranze seducenti e sono fragranze che secondo me mettono davvero di buon umore, quindi stampano un bel sorriso sul volto di chi la porta, di chi porta il profumo e anche di chi lo sente. E poi sono anche tutte fragranze che secondo me sono molto semplici da portare, non perché siano banali o sempliciotte, ma perché hanno la qualità di essere molto versatili. Se parliamo di fragranze, sì, compliments getter, si direbbe in inglese, quindi a chiappa complimenti, io non posso che iniziare con lui. Elisabe Le Parfum. Elisabe Le Parfum è la fragranza che tra tutte le fragranze che io posseggo, e sono un bel po', è quella che mi ha fatto ricevere più complimenti in assoluto, sia al lavoro che anche fuori, nella vita privata. E tra l'altro ho anche influenzato tantissime persone nell'acquisto di Elisabe Le Parfum, persone che lo hanno sentito addosso a me e se ne sono innamorate. Il profumo è stato creato nel 2011 da Francis Curzon, quindi un grande naso dietro una grande fragranza, ed è un profumo che, se vogliamo, tutto sommato è semplice come tipo di composizione, ma non per questo è meno bello, anzi diciamo che è proprio la sua semplicità forse che lo rende così bello. Al suo interno abbiamo un match perfetto tra un elegante, super femminile e sensuale bouquet di fiori, bouquet floreale, dove troviamo il gelsomino e soprattutto il fiore d'arancio, ed è, ci tengo a precisare, un'interpretazione del bouquet floreale e quindi di un bouquet bianco tutta moderna, quindi proprio 2.0, è un profumo molto moderno secondo me, e anche per questo motivo così versatile. Vi dicevo, quindi il bouquet di fiori bianchi si sposa alla perfezione con una nota secondo me squisita, buonissima, che io amo tantissimo, di miele bianco. Questa combinazione tra componente floreale, quindi tra parte floreale e miele bianco, è secondo me sublime. È una fragranza molto elegante, pur essendo adatta anche ad un uso quotidiano, quindi si presta bene ad essere anche una signature scent. È dolce ma non eccessivamente, anzi direi che è davvero una fragranza ben bilanciata. E sempre nella base abbiamo anche delle note come ad esempio appunto il cedro della Virginia e il patchouli, che fissano la fragranza e fanno sì che di fatto Elisabe Le Parfum sia un profumo non soltanto da scia ma anche molto persistente, ed è anche per questo che io l'ho portato anche in inverno, anzi direi che l'ho portato più in inverno che in primavera e estate, che sarebbe magari la stagione più indicata per questa profumazione, proprio perché magari proprio in queste stagioni fredde, un po' uggiose, con Elisabe Le Parfum davvero immediatamente avevo un boost di energia e anche di allegria, perché è una fragranza anche molto allegra e sono sicura piacerà davvero a tutti. Scommetto che è davvero difficile trovare una persona che possa ritenere sgradevole questo profumo. Elisabe Le Parfum. Andiamo avanti con un'altra fragranza secondo me meravigliosa, di cui vi ho già parlato ma davvero merita un'attenzione particolareggiata secondo me. E il profumo in questione è Just di Cavalli. Questo è un profumo che mi ha davvero fatta innamorare. Una fragranza che, vi dico la verità, se non l'avessi sentito tramite un decant che mi ha inviato una mia amica, probabilmente non l'avrei mai presa in considerazione. E il motivo sta nel fatto che la boccetta, il flacone, non ha le caratteristiche che solitamente rientrano nei miei gusti, no? E questa è una componente che anche valuto quando penso all'acquisto di un profumo, mi deve soddisfare sia la fragranza che anche il flacone. Sicuramente il flacone appunto ha delle caratteristiche che sono un po' lontane dalla mia comfort zone, però devo dire che la fragranza è talmente buona che probabilmente, diciamo, non per una volta andrò a soprassedere su questo dettaglio, perché la fragranza è davvero stupenda. Anche in questo caso parliamo di un floreale bianco, molto allegro, radioso, raggiante, energizzante, chi ne ha più ne metta. La piramide olfattiva che ho trovato su Fragrantica è molto molto semplice, abbiamo soltanto tre note. Abbiamo infatti il neroli, il fiore di Thierry e poi il legno di palissandro, quindi ancora una volta un floreale bianco con una base legnosa che gli dà sicuramente un maggiore corpo, un maggiore peso, tra virgolette. Questa è una fragranza dove il Thierry non si sente tantissimo, è ben amalgamato con il neroli e sicuramente
altri elementi che fanno sì che sicuramente appunto il tiele va a conferire quella morbidezza, quella dolcezza floreale alla fragranza, senza però essere una nota troppo presente. Infatti io all'interno di questo profumo devo ammettere che non lo sento e quindi non mi dà fastidio. Fragranza veramente bellissima, è esattamente come Elisabeth Le Parfum, seppure è un floreale, quindi un floreale appunto luminosissimo, non è soltanto luminoso e arioso, ma anche una fragranza che ha un suo peso, un suo corpo, che dura e che fa scia. Io veramente lo adoro e tra l'altro costa anche molto poco, quindi il mio consiglio è, se vi piace questo genere di profumi, di andare a dare un occhio e una snasata a questo meraviglioso profumo di Roberto Cavalli, ovvero Just. Quando voglio indossare una fragranza che mi fa sentire bella, che mi fa sentire donna e che non mi fa passare inosservata, pur rimanendo comunque discreta come profumo, come tipo di profumo, ricorro sempre al mio amato Kenzo O The Lumière. Anche con lui ho ricevuto tanti complimenti. Sono, sì, devo dire che Elisabeth Le Parfum e lui sono i profumi che, insieme all'altro di cui parlerò tra poco, sono quelli che mi hanno fatto davvero ricevere più complimenti in assoluto da quando porto i profumi. Kenzo O The Lumière è una fragranza meravigliosa, è un profumo che contiene al suo interno le note e il DNA del Kenzo Flower classico, fragranza sicuramente soave, originale, un talcato verde sicuramente interessante e che però non mi ha mai convinto del tutto e quindi al punto tale da acquistarla. Cosa diversa invece è per il suo fratellino, per il Flanker, che è appunto il Kenzo Flower O The Lumière. Come dice il nome, questo è un profumo raggiante, un profumo luminoso, è un profumo davvero femminile, estremamente femminile. Ritroviamo il DNA Kenzo, come vi dicevo, quindi del flower, con quella componente, con quel sentore di pulito, quindi sì, di pulito, quasi di bucato, e contemporaneamente anche un sentore quasi cosmetico per via della violetta. Ma all'interno appunto di Kenzo O The Lumière troviamo delle note che lo rendono davvero proprio godurioso, succoso, bellissimo, come ad esempio la pera e anche qui il miele. Poi abbiamo chiaramente un bouquet molto floreale. Per quanto riguarda la sua piramide, su Fragrantica dà una piramide che secondo me non è attendibile. Infatti, se facciamo una ricerchina un po' più approfondita, troveremo un'altra descrizione che è quella che vi ho appena fatto, quindi con note fruttate e anche appunto di miele, che secondo me è molto più affidabile per descrivere questa meraviglia. Quindi, come vi dicevo, è un profumo luminoso, fiorito sicuramente, con una componente cosmetica e pulita, ma che ha anche una parte fruttata ben bilanciata poi con una base un po' dolce e avvolgente. Il tutto è molto arioso, molto inebriante. Questa è la mia fragranza dei mesi di aprile e di maggio, davvero lo amo. Mi fa pensare ad una donna che indossa una camicia bianca, un paio di jeans, delle décolleté non troppo alte, con un filo di trucco e magari soltanto il rossetto, appunto un rossetto rosso che vivacizza un po' il tutto. Questa è l'immagine che mi trasmette appunto il Kenzo O The Lumière. È una fragranza che, nonostante sia comunque delicata e leggera, mi persiste molto, è molto persistente, e infatti poi appena comincia a riscaldare un po', cominciano a riscaldarsi le temperature, lo abbandono per poi ritirarlo fuori nella primavera successiva. Il prossimo profumo di cui vi parlo è una fragranza che non ho, ma che è sicuramente all'interno della mia wish list, e sto parlando di Mademoiselle Piguet, quindi di Robert Piguet, di cui ho un sample. Questa è una fragranza che, appena sentita, mi ha subito travolto, mi ha quasi stordito, perché esordisce come una bella sferzata energica, potente, e che immediatamente mi ha fatto innamorare, perché mi ha riportato alla mente un altro profumo che è davvero molto simile a lui, secondo me, ovvero il Classique di Jean-Paul Gaultier. Però Classique è chiaramente un profumo degli anni 90 e si sente che è figlio del suo tempo, mentre Mademoiselle Piguet si sente che è figlio di un altro tempo. È un profumo, un'interpretazione quasi del Classique 2.0, un po' più mondano, anche un po' più frivolo se vogliamo, e sicuramente è così più attuale. È una fragranza quindi magari non troppo originale, ma che per me è stupenda, buonissima, molto molto portabile, versatile,
perfetta per un indosso quotidiano, per sentirci comunque eleganti con una fragranza, insomma, che non è una fragranza semplice, e contemporaneamente lo trovo adatto anche a situazioni un po' più formali. Mademoiselle Piguet è sostanzialmente una fragranza che contiene una componente molto spinta di fiore d'arancio, un fiore d'arancio molto sexy, seducente e allegro, perché secondo me questa è anche una fragranza che mette di buon umore. Ma abbiamo anche altre note che lo rendono più cremoso, corposo e alla fine della sua evoluzione anche avvolgente. Abbiamo una nota ad esempio fruttata, che è il mio frutto preferito, ovvero la albicocca. Abbiamo una nota di mandorla che devo dire non riesco a sentire distintamente come anche l'albicocca, ma concorrono a rendere questa fragranza così deliziosa. E poi nella base abbiamo una nota bella corposa di fava tonka che lo rende quindi vellutato e quindi in un certo senso appesantisce in senso positivo il profumo, quindi in qualche modo dà corpo a quella che è all'inizio della sua evoluzione una fragranza più ariosa, fiorita. Io lo trovo davvero bellissimo. Devo dire che sono abbastanza sicura che chi ama Jean Paul Gaultier Classique amerà questo profumo di Aurélien Guichard, che è appunto Mademoiselle Piguet. Tra l'altro è una fragranza da sci assolutamente, ha un ottimo sillage, un'ottima proiezione e un'ottima persistenza. Un'altra fragranza che è davvero molto molto carina, perfetta da indossare quotidianamente e che sono sicura vi farà ricevere molti complimenti è il Signorina di Salvatore Ferragamo. Signorina è un profumo fiorito, una fragranza floreale che però secondo me è diversa rispetto a quello che si trova un po' oggi in commercio tra i brand designer ovviamente. È una fragranza secondo me anche particolare perché ci stupisce con un accordo dolce, un accordo quasi gourmand che si affianca alle note fresche floreali dove predomina sicuramente la nota della rosa che io vedrei più come una peonia. Appunto questo accordo gourmand, come vi dicevo, è quello della panna cotta, che è praticamente il dolce che amo di più dopo il tiramisù o insieme al tiramisù, e quindi questa nota di panna cotta davvero lo rende secondo me delizioso e buonissimo. Devo dire che si sente, ma non per questo è un profumo diciamo troppo dolce, sdolcinato o che è adatto soltanto magari alle teenagers. È una fragranza che è molto equilibrata, floreale, elegante, con quel tocco di dolcezza che devo dire secondo me non guasta mai. Forse questa dolcezza lo rende più adatto a questa stagione, quindi la primavera, perché no anche l'inverno, l'autunno, insomma sempre eccetto che per quanto riguarda l'estate, perché appunto questa dolcezza potrebbe risultare un po' pesante poi durante l'estate. A me piace moltissimo, lo sto utilizzando molto per andare al lavoro, lo alterno agli altri due profumi che vi ho fatto vedere e che posseggo e devo dire che sono anche soddisfatta per le sue prestazioni. Lo indosso intorno alle 6 del mattino e a mezzogiorno lo sento abbastanza. Certo, magari non avrà una proiezione enorme, ma d'altro canto altrimenti non sarebbe, cioè perderebbe un po' di eleganza, perderebbe in eleganza almeno secondo me. E questo è la Signorina di Salvatore Ferragamo. E l'ultimo profumo che appunto metto proprio alla fine del video perché è una fragranza discontinuata e so che molti di voi ci rimangono un po' male quando parlo di fragranze discontinuate e che quindi non possono andare a scoprire, però è anche vero che ci sono anche tante altre persone che posseggono ancora profumi che sono stati lanciati qualche anno fa, e questo profumo è una fragranza che io amo molto, l'Hypnotique Poison Eau Sensuelle, e ve lo metto all'interno di questo video perché questa è una fragranza inebriante, super seducente e sicuramente anche una chiappa complimenti. Questo è un flanker dell'Hypnotique e devo dire che è sostanzialmente un profumo molto molto simile al primo profumo, all'Eau de Toilette, dove però la componente floreale è sicuramente molto più accentuata rispetto al classico Eau de Toilette, a discapito invece della componente gourmand, che qui è ovviamente molto più leggera. È una fragranza molto molto sensuale. Troviamo appunto accostato al classico accordo dolce e super
super piagione, sensuale dell'hypnotic classico, questa componente floreale con note per esempio di ylang ylang, di tuberosa, che quindi fanno sì che questa fragranza sia effettivamente, almeno a mio avviso, la quintessenza della, sì, della sensualità. Secondo me è molto sensuale, molto bello. Il video di oggi termina qui, spero tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video, ciao!